Registra un elevato afflusso di visitatori la 44esima edizione della BIT in corso all'Allianz Amico di Milano e con 1.100 espositori provenienti da 66 paesi conferma la vocazione internazionale. Tre giorni immersivi nel panorama turistico globale che inquadrano le tendenze del settore per una fiera che riscuote notevole interesse, come sottolinea Giordano Nobile, presidente di Fiavet Lombardia e titolare di un'agenzia viaggi a Cremona. Quest'anno l'edizione è sicuramente estremamente interessante, anche perché dopo i 2 anni di pandemia, l'anno scorso è stata un po' così, un po' tranquilla, quest'anno invece è decisamente molto più partecipata, molto più piena di gente, visto che si viene anche da un anno che è stato sicuramente positivo per tutto il comparto. Durante la seconda giornata l'assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda Barbara Mazzali ha presentato il brand Lombardia Style che racchiude e racconta ai turisti, soprattutto stranieri, le eccellenze del territorio. Siamo in un momento storico straordinario per il turismo in Lombardia, abbiamo chiuso un 2023 con dei numeri veramente importanti. 51 milioni di pernottamenti, 19 milioni di presenze sulla nostra regione, quindi siamo felicissimi. È in crescita il valore economico del turismo musicale, così Cremona partecipa alla BIT puntando proprio sul saper fare liutario, patrimonio UNESCO e relative declinazioni, come spiega Maria Francesca Caporali dell'InfoPoint. I punti di forza sicuramente sono la liuteria, il museo del violino e la sua bellissima piazza, ecco, diciamo questi sono sicuramente le maggiori attrattive. E come comune di Cremona l'InfoPoint si propone qui proprio per farla conoscere, incontrare nuovi tour operator per future collaborazioni. La componente esperienziale dei viaggi è sempre più rilevante secondo quanto emerge alla Borsa Internazionale del Turismo ed ecco che la città del Torrazzo può contare non soltanto sull'eredità di Stradivari ma anche sul fiume Po e l'enogastronomia locale.